e per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà. Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Per una luce che sentivi dentro, le verità invisibili. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? Maggio riempivano l'aria i profumi nei chiostri del Carmelo di Eret. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli. E nel tuo desiderio di cielo, una voce nell'aria si udì: gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz. Nel caso